Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo all'interno del complesso religioso di San Pio da Pietrelcina. Oggi qui per raccontarvi la storia di Elisabetta, che ci ha scritto a questo indirizzo di posta elettronica che vedete in sovrimpressione. Ecco, lei ci racconta: Padre Pio mi ha scelto come sua figlia spirituale per condurmi sulla via della santità. Ecco, vogliamo raccontarvi la sua storia. Una donna che ha ritrovato la strada verso la spiritualità proprio grazie all'intervento di Padre Pio. E ci scrive: quando ero ragazzina non sentivo per nulla la vicinanza di Padre Pio, né mi piaceva particolarmente in quanto non lo capivo nei suoi scritti e non condividevo il suo rigore morale. Questo è indice del fatto che in tanti non conoscono realmente Padre Pio. È stato così per tanti. Cresciuta nella fede cattolica, Elisabetta era ribelle, decisa a seguire il mondo anziché la strada indicata da Gesù. Allora, nel 2013, dicembre 2013, sente questo impulso di visitare il santuario di San Michele, qui a Monte Sant'Angelo. Durante il viaggio, un giovane le chiese: allora, dato che vieni da così lontano, andrai anche a San Giovanni Rotondo da Padre Pio? Beh, Elisabetta, che non aveva in programma di visitare San Giovanni Rotondo, rispose: no, purtroppo da Padre Pio non faccio in tempo, perché domani mattina già riparto. Ma quella domanda di quel ragazzo le rimase impressa. L'Arcangelo Michele la condusse poi a fare un pellegrinaggio a Medjugorje nel 2014, dove iniziò a riscoprire la sua fede. Allora, rientrata in Veneto, inizia a frequentare assiduamente la sua parrocchia locale, a partecipare alla Santa Messa. Tuttavia, nel 2016 decide di trasferirsi all'estero. Purtroppo si allontana nuovamente dalla Chiesa. 2018, Lourdes, si reca a Lourdes, dove ha una rivelazione straordinaria, potremmo dire proprio così, perché fotografando la grotta della Madonna rimase a bocca aperta quando, dopo aver scattato delle foto, andando a riguardare sul telefono, vide che in un punto particolare della grotta era apparsa l'immagine di Padre Pio. Ma non è questo il fatto, non è questo il punto, che poteva anche essere un'immagine da forse da interpretare, no? Perché arriva una conferma quando, andando a scrollare il telefono sul web, su YouTube in modo particolare, si imbatte in una puntata di Un Minuto con Padre Pio, quando noi raccontammo l'episodio legato al fatto che Padre Pio a Lourdes non c'era mai stato, ma raccontò ad un frate: ci sono tanti modi per andare a Lourdes. E la grotta lui la conosceva punto per punto, ci andava spesso. Beh, allora, tornata a Londra, inizia a pregare ogni giorno, ma non frequentava la Santa Messa. Solo a fine luglio 2020, quando sente un intenso profumo di fiori, capisce che questo è un segno di Padre Pio. Una sera, improvvisamente, un dolce ma intenso profumo di fiori la avvolge, come se fosse un bouquet che aveva tra le mani. Elisabetta si rivolge con fervore a Padre Pio, soprattutto quando il suo gatto si ammala gravemente con la FIP, una malattia diagnosticata come fatale. 3 mesi di preghiera e cure e il gatto guarisce. Promette allora così di tornare a San Giovanni Rotondo in pellegrinaggio proprio per ringraziarlo. Nel settembre del 2021 decise di partire da Londra in aereo per volare fino a Foggia e recarsi a San Giovanni Rotondo. Purtroppo, lungo la strada per recarsi all'aeroporto, scrive, mi prese una forte nausea e fui costretta a tornare indietro. Una notte prima di addormentarmi chiesi a Padre Pio: Padre Pio, per favore, dimmi cosa devo fare, se c'è qualcosa che posso fare per guarire. L'indomani mi svegliai con 2 parole nettamente chiare nella mia mente: perdona, perdona. Sono certa che quelle parole me le disse Padre Pio, racconta Elisabetta, che a settembre del 2021 fu proprio lui a rimandarmi indietro, mentre percorrevo la via per andare all'aeroporto, ciò in quanto vivevo in una condizione che Padre Pio non avrebbe mai accettato di me come sua figlia spirituale, cioè era convivente. A giugno del 2023 decise così di ritornare in Italia per stare più vicino a sua mamma, che era in una casa di cura perché affetta da Alzheimer. Ecco, sicuramente Padre Pio mi voleva dire di perdonare i miei genitori e di perdonare me stessa per poter guarire fisicamente, ma soprattutto spiritualmente. Molto spesso la guarigione spirituale corrisponde a quella fisica.
29 settembre 2023. Parte col treno dal Veneto per andare a Foggia, poi a San Giovanni Rotondo. Questa volta scrive: arrivai a destinazione e per me quella fu la conferma che Padre Pio mi aveva definitivamente accettata come figlia spirituale. C'è una persona, racconta, che mi ha aiutato, l'attore Jonathan Rumi. Mi ha aiutato con la preghiera, lo vediamo, a compiere questo pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, ed è per me significativo che io lo abbia incontrato pochi giorni prima di essere stata da Padre Pio a Parigi, poiché egli si trovava lì per motivi di lavoro. Allora Elisabetta conclude questa sua testimonianza con gratitudine, che vogliamo condividere. Grazie, grazie Padre Pio, il 2023 è stato l'anno dei miracoli per me, l'anno della conversione per la salvezza della mia anima. Mi sei sempre stato vicino anche quando io di te non ne volevo sapere. Oggi, probabilmente, Padre Pio non gradisce nemmeno i social media, ci racconta Elisabetta, ma sicuramente li accetta di buon grado, se utilizzati per testimoniare, evangelizzare e pregare. E allora grazie, grazie per questo tuo ultimo pensiero che condividiamo appieno. E noi continueremo insieme a pregare per te, per tutti coloro che cercano conforto e guida spirituale, soprattutto dando questo messaggio. Ecco, Padre Pio non abbandona mai nessuno.